Per la sua liberazione su insistenza e richiesta dello stesso Casillo, il quale è venuto a trovarmi in carcere 2 o 3 volte con vari personaggi. Non è vero che io lo abbia ricevuto nella mia cella, i nostri colloqui sono avvenuti in direzione con rispetto della procedura, o meglio, avvenivano nella stanza del direttore, il quale usciva lasciandomela a disposizione dove io ricevevo il Casillo che in quel periodo era stato raggiunto da un mandato di cattura. Credo che dovesse scontare 6 o 7 mesi. E perciò era latitante. È venuto 2 o 3 volte con personaggi di cui non conosco il nome. Questi infatti si presentavano con nomi falsi e a conoscenza della loro identità è il Ministero di Grazia e Giustizia che autorizzava i colloqui. E chi di dovere, che deve rilevare l'identità di questi personaggi. Pandico non ha mai conosciuto Casillo. Il ruolo di Pandico era limitato alla redazione di circa 200 lettere dattiloscritte che io indirizzavo in risposta a tanta povera gente che chiedeva aiuti o lavoro. Se Pandico fosse stato un mio amico intimo, come lui dice, io fin dai tempi della latitanza ed anche dal carcere lo avrei aiutato economicamente con tanti altri. Cioè, come tanti altri. Michele Zadda era mio amico. Era un grande contrabbandiere che dava da lavorare a tanta gente. Fra me e lui non ci sono stati screzi. Michele Zadda non ha mai avuto e non ha paura di nessuno. Ho saputo dell'omicidio Casillo dalla televisione e dai giornali. Durante svariati processi ho sempre chiesto ad amici che ho incontrato la verità sulla morte di Casillo. Tutti mi hanno detto che era stato un incidente. Io più di tutti voglio conoscere la verità. Giuseppe Puga, detto O Giappone, l'ho conosciuto a Poggio Reale ed è mio amico, mentre Scotti l'ho conosciuto di nome e l'ho visto in televisione. Escludo ogni responsabilità di Puga in ordine all'omicidio Casillo. Chiedo di essere posto a confronto con tutti i pentiti che mi accusano. Tutti i pentiti che mi accusano, mi calunniano e offendono la memoria di Casillo. Non sono attendibili e sono manovrati. Pandico poi, in particolare, è uno capace di qualunque cosa, perché soffre di mania di protagonismo. Anche la morte della madre va spiegata con questa logica. Personalmente non mi stupirei se fosse stato lui stesso a farla uccidere. Comunque questo omicidio è un'infamia, chiunque l'abbia fatto, perché è più infame delle accuse che Pandico fa alla povera gente. Del resto Pandico, già tanti anni fa, quando ci trovavamo ad Ascoli, espresse la volontà di uccidere la madre perché la riteneva responsabile di una condanna a 30 anni del suo padrino, certo Della Pietra. In quell'occasione gli dissi che avrebbe fatto meglio a perdonare. Dopo queste dichiarazioni ce ne sono delle altre. No, Presidente, credo che passi così, perché non mi ricordavo proprio. Quindi lei ha sentito quello che io ho letto. Sì. Lei si ricorda di aver rilasciato queste dichiarazioni ricordo, a questi personaggi? E quindi lei conferma integralmente queste dichiarazioni. Ha altro da aggiungere? Sì, Presidente, desidero dirgli, io sono in carcere da 26 anni. Ultimamente ho preso qualche 10 ergastoli, no? Quindi la mia vita deve finire in carcere. Però non desidero pagare, no? Per la morte dell'amico mio più caro. No? Ripeto, tutti mi hanno detto che è stato un incidente. Se poi è un omicidio, dovreste domandare a un certo apparato dello Stato che gli ha rilasciato la tessera dei servizi segreti benché latitante entrava in tutte le carceri italiane. Però tutti mi hanno detto che è stato un incidente. Va bene, ci sono domande? No, nessuna. Va bene, signor Scudo. Signor Presidente, poiché ci sono tanti pentiti, le chiedo scusa. Cioè, quel pentito d'amico dice che sa tutto di tutto, meraviglia mi ha chiamato. Va bene, tutte quelle che saranno le evenienze processuali, le necessità le svolgeremo nel processo. Ma ringrazio. Grazie. Allora il signor Puga per cortesia.
Dunque, lei si chiama Puca Giuseppe, esatto? È nato a Sant'Antimo il 1° giugno del 1955. Oh, lei adesso è libero? Dica sì, perché... Sì, sì, ho detto sì. Benissimo. Oh, che cosa ha da dire a proposito dell'omicidio Casillo? Lei sa che lei è accusato di essere l'esecutore materiale dell'omicidio Casillo. Sì, io ho poche cose da dire e quindi vorrei dire proprio riguardo dell'esecutore. Delle? Riguardo dell'esecutore di questo. Sì. Che sia l'esecutore materiale di questo fatto. Dico, se io sarebbe stato l'esecutore, dovrei essere l'esecutore di Casillo. Mentre usare tante marchingegne per uccidere Casillo. Noi ci frequentavamo spesso, quindi sarebbe stato molto più facile per vedere diversamente di come è stato fatto. Cioè lei sostiene che aveva altre occasioni per uccidere Casillo, sì, se lo avesse voluto? Sì. Va bene, quindi lei respinge ogni addebito. Sì. Dove si trovava lei nel momento in cui Casillo saltava per aria? Io con precisione non ricordo, però stavo giù verso zone di, cioè, Caserta, no? Napoli, non ricordo. Non stava a Roma? No. Va bene, se lei non ha altre dichiarazioni, ci sono domande? No, nessuna. No, grazie. Altre domande? Solo una cosa, che mi dica. Comunque sì, io di questo omicidio non so assolutamente niente. Va bene, si accomodi. Grazie. Va bene, penso che possiamo sentire il dottor Monaco.